giorno 7. Sempre a fare la nostra colazione vivace. Eccoci arrivati in Croazia. Ah, di prima mattina, abbiamo un sacco di ore e a questo giro niente pulmino perché, come ci hanno detto ieri, il porto è proprio accanto alla città, quindi. Ma guarda che bel porticino! C'è anche una snap che va verso Livorno. C'è un ristorante che si chiama Topolino qui. Amo, continui il tuo entusiasmo. Ci sono mercatini che vendono cappelli fruttuosi. Eccola, è andata. Passa sulle strisce almeno. La prima destinazione è un filo criptica. Sembrerebbe che sia dentro questo vicoletto. Tu sai dove stiamo andando? Ciao piccione. In teoria qua. Ah, 3 alle 10. Beh, hai tempo per farti un giro per il mercatino? Sì! Se ne frega di musei, cose naturali. Non è vero. Voglio l'importante fare entrambe le cose. E guardare i mercatini, ma sono d'accordo. Come per Atene te l'ho già detto, sono l'anima dei posti, questi posti qua. Vedi? Non so se come in Italia, che è il giorno del mercato, o in questa zona c'è sempre mercato. Però è sempre carino vedere queste cose. Questi dovrebbero essere in teoria i sotterranei del palazzo di Diocleziano. Vedere un po' tutti questi posti, anche se sono anni che non gioco effettivamente a uno di quei giochi, ti fa venire voglia di scalare quella torre in Assassin's Creed. E c'è un negozio di Game of Thrones. What? Non sapevo fossimo a Roma, amo. Non è Ponte Milvio questo? Ne abbiamo uno anche noi. Amo. Mica siamo dei vandali. Ma com'è incredibile sta cosa? È così suggestivo. Cosa hai visto qua? Di entrarci. Cos'è? È un negozietto tutto a tema. Friends, la casa di carta, lo Hobbit, il Signore degli Anelli, Vikings, non so cosa sia, Game of Thrones, Harry Potter, Peaky Blinders, Narcos, Batman, Marvel e animali fantastici. Però se la prendono comoda. Sempre tutto che apre alle 10 qui in Croazia, beati loro. Entrarci. Dopo. Guardiamo, un negozio di caramelle con su i pirati dei Carobbi. Sembra quello di Gardaland. Sembra quello dei pirati di Gardaland. Vogliamo fare schifo. Che buon odore di diabete che c'è qui. Per qualche arcano motivo qui in Croazia sembrano le caramelle del negozio di Londra. Amo. Quelle stralunghe e strabuone. Dicevo, qui in Croazia per qualche arcano motivo sono molto spinte le calamite, ma in realtà un sacco di cose con culoni e alcune con le tettone, però molto di più i culoni sono molto spinti qui in Croazia. Amo. Questa piazza un po' così dà una sensazione quasi veneziana, non so come mai. Eccoci, qua ti volevo portare. È il museo di Game of Thrones. Peccato che apre che costa le 10, porco. Chi è lui? Amo Viserion, Drogon o quell'altro? Eccolo, il primo micio croato. Lui era il micio del castello. Allora, abbiamo dovuto saltare tutte le mete perché fino ad ora? Perché apre tutto alle 10. Perché se la prendono comoda. Vabbè, ma magari con una cosa intelligentissima siamo noi che abbiamo nella mentalità di alzarci presto. Ma infatti, ma io non ho mai detto che, che fanno male, anzi, vorrei fare come loro. Che bello! Guarda, altre rovine rovinose. E qua c'è una torre e lì ci sono delle mura castellose. Se puoi bere da qua. No, qua no. Ti metti sotto come un cerbiatto e fai. Solo dal rubinetto. Guarda, amo, le uova di Pasqua. C'è anche una papera gigante lì, amo. Ma che bello! Vuoi andare a carezzare la papera gigante? Sì. Chi è lui invece? Penso sia più un pulcino, ma continuerò a voler credere che sia una papera. Una papera estremamente malvagia. Facciamo la foto con la papera malvagia. Oh. Ciao papera. Non sono sicuro di sapere chi sia lui, però c'è un sacco di materiale per i fetichisti qui. E il fatto che sia talmente lucido il piede vuol dire che tutti gliel'hanno accarezzato. Vai, amo, accarezza il ditone. Ma non si può. Se è lucido vuol dire che lo accarezzo, ne porta bene. Abbiamo appena scoperto il significato del dito e ce l'ha spiegato un gentilissimo signore. In pratica, accarezzare il pollicione della statua vuol dire che un giorno tornerai qui. Beh, può darsi. Comunque lui è Ivan Metrovsky, Mitrovic. Non lo so come la pronuncia. E che questo sia il suo palazzo? Può essere.
giusto? Sembra proprio un'ambientazione da Game of Thrones. Siamo a Zlatavratra e c'è il centro di Zlatavratra al cinema. Però guarda, tutte viette, tutte quante carine, tutte quante murate. Però non ti danno un senso di oppressione. Non ti opprimono tutte queste vie qua, anzi sono tutte belline. Qui tanti parlano italiano. È perché in realtà rispetto alla Grecia, dove siamo stati gli altri giorni, siamo molto più vicini all'Italia. Questo è il palazzo Augubio e c'è un fortissimo odore di kebab. Già alle 10 del mattino. La cosa bella è come utilizzano tutte queste zone così vecchie, tutto quanto ancora pietra antica, non c'è poco di nuovo in queste zone, e come appunto sia tutto integrato fra negozi, negozietti, ristoranti e tante altre cose. C'è da dire che a differenza tipo di Atene o Mykonos che abbiamo visto altri giorni, ho visto pochi tipo negozietti, tipo mini shop, i convenience, queste cose qua. Il micio che fugge nelle robe. Le priorità della sua vita. C'è un tiger croato. E ti pareva. Non si poteva non entrare. Vabbè, vediamo quali telefoni entrerai questo giro. C'è un panda ciccione. Non sono sicuro se i prezzi siano giusti, nel senso, o sono ancora in fase di ammortizzazione visto il cambio con l'euro, o veramente le cose costano poco, però... Cos'è tutta questa roba? Ho preso delle cosine carine, tipo questa per farmi la tisana a 1 euro. Oh, i My Little Pony, sotto metanfetamina. Eccolo, sono le 10, il drago si vede ora, perché è illuminato. Ma io prima, passando di qua, pensavo fosse un negozietto chiuso, abbandonato, sì, ma in realtà è aperto veramente. C'è la roba di Natale. Vai, c'è la roba di Natale, che bello. Oh, ci sono i chihuahua. C'è anche il trono, hai visto? Cosa sarebbe successo se Johnny si fosse seduto sul trono? Jon Snow? Mm-hmm. Ma lui non sa niente. Il micio della Cod Sfinge che mangia i croccantini. Ha spinto il croccantino nell'acqua. Questo invece è il tempio di Giupiter. Possiamo prendere il biglietto dove siamo andati anche prima, dove c'era la torre. Rieccoci nella prima fermata di stamattina e finalmente la porta è aperta. 3 euro costa. Per qualche motivo è libera. Fantastico. Questo è un museo naturale con tutti quanti gli animali, tutte quante le cose di questo luogo. E in teoria c'era anche scritto che c'è un mini zoo. Guarda, c'è il QR code con le cuffie. Guardiamo tutte le conchiglie fossili. Tutti i coralli fossili. Chissà quale Pokémon esce se li riportiamo in vita. Non so che cosa tu sia, però sei quasi intero. E sei anche bello grosso. C'è anche un pezzo di mammut. Chissà che pezzo è. Chissà se è ancora buono da mangiare. Qui invece ci sono delle cornine piccoline di probabilmente un cervo preistorico. Pure all'estero mi cerchia. Si può iscrivere. No, non hanno fatto l'accesso. Un saluto dalla Croazia. Ma che belli i miei video, eh? Questo è l'ultimo shot che ho caricato. Qua invece ci sono i pesciolini. Però qui c'è lo scheletro di un delfino. Hai capito, tanto simpatici i delfini, eh? Oh no, un paguro. Mentre lì c'è un'aragosta. I vari griccetti, le valistelle marine, granchi, astici. Praticamente questo è tutto quello che rimane di una cena o un matrimonio al sud. Tu scherzi, ma è così. Comunque me ne sono accorto solo adesso. Niente foto. Io sto facendo un video, sto facendo una foto. Carino come piccolo museo in realtà. Strano che non ci sia nessuno, ma vuoi che probabilmente è chiuso in una stradina molto piccola. Mi avessero chiesto 3 euro, gliel'avrei dati anche solo per solidarietà, perché comunque penso sia proprio un mini museo. Tutto collezione appunto di piccoli fossili e tante piccole cose dal mare. Io 3 euro gliel'avrei dati. Ho una teoria. Siamo i primi clienti del giorno. No, non abbiamo pagato perché pensa che sono minorenne. Ha appena fatto spesa da
Tommy Market. Abbiamo preso, come al solito, qualche stronzatia da mangiucchiare adesso. Abbiamo ritrovato la nostra fantastica Elka, a quanto pare c'è dappertutto tranne che in Italia. Però abbiamo preso la classica, che così almeno l'assaggiamo. Anzi, in realtà qui non c'erano gli altri gusti, c'era solo la classica. Questo vuol dire che gli altri gusti sono prettamente greci. Io ho trovato la Leo, che è un Kit Kat della Milka. Lei bene o male ha preso roba normale, tipo il Bounty o il Twix. Vedevo l'ora di mangiarlo il Bounty, io adoro il Bounty. Però prima mangiamo il Leo, sarà un Kit Kat della Milka. Buono, perché alla fine è il cioccolato Milka. Non si mangia così. Sono due. Si spezza a metà. Criminale di guerra. Sciacquiamo un po' via con la El Classica. Questa ti darò da ragione, sarà la solita bevanda taurinosa, che però a differenza delle altre, la frutta che abbiamo assaggiato in questi giorni è un po' più asprina. Buona però, diversa rispetto a quella della frutta. C'è un negozio che si chiama Euromix, che è il classico negozio che compri anche in Italia le cose a un euro. Ci sono i sette nani da giardino. Sì, ma non verranno un euro. Perché no? Perché si chiama Euromix, mica siamo coglioni. Buona, ma è identica a tutte le altre 28 che mi hai fatto provare. Io non sento la differenza, ma è buonissima. Ma secondo me tu hai preso il Covid e non te sei accorta, hai perso la percezione dei sapori. Ma è la stessa anche quella dell'Ipe. Ma no, cioè questa qua classica sì, ti do ragione, però rispetto alle altre, alla frutta che abbiamo assaggiato negli altri giorni, questa è un filino meno dolce, le altre avevano un sentore di frutta almeno. Come premio posso entrare a Euromix? No, perché non hai sentito i sapori. No. Io in realtà quando siamo arrivati alla cassa, a parte che ci sono sti due, ce n'è uno qua e uno di là, panifici che stanno tirando un odore incredibile, ma non solo di pane, quello bello fresco appena sfornato, anche di pizza e altre robe che proprio mi riportano giù al sud. Incuriosito dal prezzo, avevo trovato anche questa bustina qua accanto alla cassa e non so cosa sia. Si chiama Puk Puk. Allora, visto così sembrano i prezzi pazzi, ma potrebbe essere anche una cicca. Sono i frizzi pazzi e i frutti di bosco. Oh, carino. È il perro stanco di Diocleziano. Io tra poco dovrò cambiare memory card per la terza volta. È incredibile che a questo giro ho fatto fuori quasi 6 ore passa di registrazione. Poi non so quanto saranno venuti lunghi questi video. Comunque qua siamo nella tesoreria. Abbiamo preso il biglietto che include un po' tutto quello che c'è da vedere in questa zona per 13 euro. In realtà abbiamo pagato di peggio per altri posti, che abbiamo pagato molto di più per vedere una cosa sola. Però guarda quanta robina. Ci sono anche dei dati a gioco. Qui ci sono tutti i ciottoli con cui facevano poi i mosaici. Come diceva il mio ex capo, è instagrammabile. È instagrammabile quella? È instagrammabile? C'è un dodo. Eh sì, quanto l'odio il mio ex capo. Per fortuna la nuova memory card era compatibile. Ah, abbiamo altre 5 ore e mezza di registrazione. E iniziamo subito con una croce di legno. È una rappresentazione romana della crocifissione di Gesù Cristo. Del XIII secolo però. Sulle mani! Oh, amo! Oh, oh, oh. Mi chiedo che cosa abbia visto sta Madonna. È la stessa espressione. Aldo, Giovanni e Giacomo dei tempi andati. Devo assolutamente sapere da dove viene questa scolaretta. Vorrei parlare col prof. E di fare la nota a tutti. Sul registro vai a mettere la caga. Comunque ho visto libri trattati peggio in alcune librerie io. 180 scalini, amo. 60 metri. Ce la posso fare. Ce la fai? Vada. Vada signora, vada. Stiamo salendo sulla Bell Tower. Per la mia altezza è eccessivamente basso tutto questo. Per te penso non ci sia problema, vero? Madonna mia, quanto sono alti questi scalini. Ce la fai tu dietro? Anche sono alti, è per te. Oh, finalmente posso alzare la testa. Con che fatica, amo. Però abbiamo già una buona vista da qua. La salita ancora non è finita. Se soffri di claustrofobia,
sappi che questo non è il posto per te, anche se hai problemi a salire degli scalini alti. Eccole qua le campane. Però più si sale più la vista aumenta. Buon divertimento salirla tutta, no? Problemi tecnici dati dal vento? Siamo arrivati in cima e non solo siamo molto in alto, ma è aumentato moltissimo il vento. Un saluto a tutti i nostri amici qua sopra. Ciao! Per 13 euro abbiamo già visto un punto molto alto della città e già un'altra mostra. Con 13 euro in molti altri posti avresti visto già solo una sola cosa e ce ne rimangono ancora due. Ce l'hai con il museo dell'Acropoli? No, anche con alcuni musei italiani. A salire è facile, abbassarsi, a scendere è un filo più difficile perché me li vedo proprio davanti, i roccioni che mi arrivano in fronte, sto giro. Ci sei là dietro? Più o meno. Entriamo adesso nel tempio di Jupiter. Ah, è tutto qua. Però è bello. Ancora una volta i feticisti hanno toccato. Venimmo, vedemmo e il piede toccammo. Perro delle catacombe. Ma questi sono per i cani o per le cagne? Siamo all'interno dei sotterranei di Diocleziano e sembra la zona dove combatti Vendrick in Dark Souls 2. D'altronde è una cripta, no? Giusto? Com'è? Brava tu. C'è un leggero puzzo di merda in queste catacombe. Ho sentito illegalmente dalla guida qua dietro in spagnolo che poi non so il contesto, che Diocleziano usava questa zona anche per i suoi bisogni. Infatti c'è qualcosa che sembra un bisogno di qualcuno. Quello è l'antico piscio di Diocleziano, vedi? Sgorga ancora. Quel giorno lì l'ha tenuto talmente tanto che l'ha fatta dentro proprio la roccia e adesso sta ancora secondo sgorgando. Secondo me siamo due blasfemi proprio a livelli indicibili. Ci sono talmente tanti buchi in sta zona che non so effettivamente dove stiamo andando, continuando a muoverci. Beh, in questo caso, verso una via chiusa. Oh no. Sembra la soffitta di mia nonna. Amo. Aveva delle scale di roccia uguale, ti giuro. Casa di mia nonna è dentro un roccione. Dai, vieni che sennò cadiamo. Tu cadi. Le antiche sedie di plastica. Almeno a sto giro 7 euro. Li son valsi tutta la pena, dai. È incredibile come queste costruzioni siano ancora intere dopo tutti questi anni a volte. Chissà per quanto ancora si estende sta zona. O è un tronco gigante o Diocleziano l'ha tenuta per molto tempo. Effettivamente c'è un po' di puzzo. Alla fine l'abbiamo trovato un dio. Eccolo qui. C'è anche scritto e c'è anche la coroncina anche lui. Siamo entrati nell'altra parte dei sotterranei e da questo lato c'è già un po' più di luce solare. E anche i piccioni. Che cosa hai trovato qui? Piccione a faccia. L'ho pensata anch'io. Ma senti come tu va sto piccione. Ma tu cosa ci fai qui? Ma c'è un buco tutto per te. Ma sta parte della catacomba è casa dei piccioni, cioè. Ce ne sono due appollaiati là. Uno qua sopra, uno là. Uno era dentro adesso, dentro le rovine. E il perro sul tappeto. Molto piccola, mi ricorda molto la chiesa che abbiamo visitato quando siamo andati a Roma con la prima crociera. L'acqua santa, ti fa bene. Vicino alla scalinata dei fiori troviamo il micino dei fiori. Non scappare, micio dei fiori. Il micio della gioielleria, carino. Oh, siamo usciti dal centro della cittadina e siamo verso il lungomare adesso. Abbiamo ancora un'oretta e mezza, quindi probabilmente quello che faremo sarà girare un po' qua in giro, vedere qualcos'altro che c'è qua in giro appunto, comprare se c'è da comprare, insomma, fare i turisti. Comunque, gli orari perfetti tutta la settimana, tranne Atene, dove Atene potevamo stare ancora un po'. Volentieri altre 3-4 ore. Per tutta ma anche la due strada. Anche due sarei stato contento. Sì, almeno di finire tutto il giro. Aspetta, ma voglio andare a fotografare quel gabbiano. Tieni, parla tu alla videocamera. No dai, non farmi fare cose difficili. Siamo a Split e Pietro è andato a fotografare un gabbiano, quindi sono qui da sola. Povero gabbiano. Mi piace essere in un posto nuovo.
Siamo arrivati in una via di lusso qui, eh. Ma questa cos'è? La pipì. Se vuoi, c'è anche la pipì in lattina. Non lo so, mi ispira questa qui a me. Tutti frutti. Sto per predire il futuro. La comprerai, me la farai assaggiare e io dirò che mi sembra quella alle altre. Però hai frutti. Vedi, hai tutti frutti con vitamina, caffeina, frutta sugar. Più un duplo diverso. Sembra quasi un tronchiamo. C'è un po' di vento. Un pochino. Ah, guarda, c'è anche la sua copertina. Addirittura. Sarà un tronchi duplo. Un duplonchi. Con il vento, esatto. A favore, vai. Com'è? Non è un duplo. Però c'è scritto duplo. Mi hai finto? Ma no. Non so di duplo. Sa vagamente di duplo, perché ma c'è. No. Un po'. C'è la cremina, quella che c'è dentro il duplo. Solo che è molto meno. Molto molto finto. Sembra il Kinder Bueno più che altro. Sentiamo la critica invece su quest'altra bibita. Ho già predetto il futuro prima. Lo so. Uguale a tutte le altre. Energy drink con un vago sapore fruttato leggero dolce, ma sì, sai, solite bibite appunto energetiche da 50 centesimi in su. Buona però. Buona, sono tutte buone, ma sono tutte uguali. No, quello è perché tu hai avuto il Covid, hai perso il gusto. Sono fialette a 1,50€ di varie bevande. Beh dai, 1,50€ è buono. Di solito uno shortino lo paghi 5€ a Bergamo. Non so se sono riuscito a riprendere bene, perché giustamente dentro quei negozi è evitabile filmare. Però abbiamo trovato degli shortini dentro provetta a 1,50€. Uno è la ciliegia e uno è ai mirtilli. E adesso, visto che è scritto in croato, non so quale è. Mi sa che quello scuro è il mio. Sì, questo e questo qua. Chiaro è la ciliegia. Questo è mirtilli invece. Cinchong, ce l'abbiamo stasera. Quello che stavo dicendo prima è che qui c'è tantissima roba storica. Ovunque vai vai, e appunto tutte le vie sono storiche, tutto quanto. Questa è effettivamente una cosa storica. C'è dentro, c'è un despar. C'è un despar, amo. Ma quanto cazzo pagano di affitto? C'è una cipolla, amo. E quindi lasciala lì, magari di qualcuno. Mi ricorda quella patata abbandonata vicino al nostro hotel a Rimini. C'era una patata vicino al coso elettrico. Ciao piccione. Guarda lì là. Una ripresa dall'altra di tutta quanta la città. Questo è fatto decisamente meglio. Ecco l'ultima cosa da fare prima di andarcene. La nostra nave si è rimpicciolita. Come mai? Col vento siamo arrivati e col vento ce ne andiamo. E con quest'ultima partenza salutiamo la Croazia, la nostra ultima tappa di questo viaggio. Domani torneremo a Venezia. Purtroppo non avremo il tempo materiale di poterla visitare, perché abbiamo il pullman da riprendere. Avessi avuto il treno, magari un pensiero ce la facevamo. Ma sicuramente ne è valsa la pena. Se non fosse che forse piove tra poco. Ciao. Sì, sta piovendo decisamente. Ciao Grazia. C'è la marinara. Infatti la sto prendendo per te. Io con la marinara non resisto, non è giusto. E comunque questo è un messaggio a tutte le donne, non solo quella che è dietro questa porta. Ma perché non vi fate la doccia direttamente nella lava? Ancora un po' mi ustionavo io. Questa è la nostra ultima cena su questa nave. Quindi prima di andare al ristorante facciamo un po' di aperitivo. Prima di appunto andare avanti c'era l'insalata di riso con il granchio. E c'era il maiale, c'era una salsa alla mela. Mi ha intrigato per quello, quindi volevo provarlo. Madonna mia! Porca droga, che buona la salsa alla mela. Ti direi di assaggiarla. Ne voglio ancora un pochino, perché l'ho messa giusto poca. Ho appena detto alla nostra cameriera che è la nostra ultima sera assieme. E lei, oh no, mi spiace più a me che a lei in pratica. Cosa c'è di buono oggi? E l'antipasto di formaggio di capra, amo, con la verdura alla griglia. Ah, vuoi la fetta di culatello? No, tutta la maiala. E niente, l'ultima cena. I nostri vicini non sono ancora arrivati. Volevamo provarci con i nostri vicini stasera. Tu volevi provarci con i nostri vicini. Eccoli che arrivano, forse riusciamo a fare scambismo stasera, dai. Oh no, le mie verdure grigliate, c'è una melanzana. Però la tortiglia sembra buona, guarda, c'è l'avocado, c'è la diarrea. Oggi il dolcino uguale.
Nonostante la zona videogiochi sia prettamente per bimbi, Alien Armageddon credo sia una bella aggiunta. Ma siamo. Stai zitto. Vediamo com'è la storia. Allora, uno scienziato, l'alien arriva, sono su una stazione spaziale che viene distrutta probabilmente o dallo scienziato o dall'alien stesso. Quindi cade tutto sulla Terra, che distrugge tutto, quindi di conseguenza l'alien è arrivato sulla Terra, amo. Ed è qui Armageddon. Il libro che abbiamo trovato a Mykonos lo regaliamo a chi saprà apprezzarlo. Addio, all lonely people. Guardiamo, c'è il Necronomicon. Davvero? È talmente usurato questo libro. Voglio vederlo. No, è il The Roasted Bar. Ah, ok. Che cazzo ci hanno fatto su sto libro? Le valigie sono pronte. Ecco, fatto. Prendiamo le nostre fialette e andiamo a spaccarci. E col nostro ultimo sciottino, con il nero assoluto. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Dio mio, avrei voluto comprarne altre 10 di questo. Alla prossima! Ho freddo. La nostra stanza era bellissima.